Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi super video di poche post, mi è arrivato un pacco. Super perché abbiamo un pochino di buste da aprire. Quindi cambio inquadratura e andiamo subito ad aprire le buste e vedere cosa c'è dentro. Qui ragazzi abbiamo un totale di ben tre buste da aprire, di cui una ci arriva dal grandissimo Mattia, che apriremo dopo, ma ben due ci arrivano dal Giappone. Vedete qui, ben due buste dal Giappone, chissà cosa c'è dentro. Andiamo ovviamente ad aprirle, quindi partiamo. Mi sono volato le forbici, non so come hanno fatto ma mi sono volato. Ecco qui. E andiamo a vedere cosa c'è dentro. Il solito pacchettino infrangibile, fatto di bolle, eccetera. Magari andiamo, visto che tanto vengono tutti dal Giappone, andiamo ad aprire anche l'altra, così, e a tirare fuori anche il contenuto di questa. Bene ragazzi, abbiamo davanti a noi due pacchetti così pieni di carte. Andiamo a vedere quali carte. Ed eccoci qui, abbiamo i nostri due mazzi. Qui c'è la solita carta, diciamo, che spesso mettono in omaggio, diciamo, mettono delle carte a protezione delle altre. Questa è anche messa bene, per fortuna. La mettiamo qua e andiamo a vedere che carte ci sono arrivate. Vedo già delle gran robe, ragazzi, aspettate. Allora iniziamo prima con queste. Qui cosa abbiamo? Allora abbiamo qui un po' di carte, penso anche questi in regalo, perché non me li ricordavo. Scizor, insomma un po' di roba così. Sono tutte non comuni o rare, quindi non male. Mettiamole qua e attenzione ragazzi, andiamo a vedere i pezzi forti. Abbiamo qui, attenzione, e opa, guardate un po', un altro opa. E attenzione, un altro opa. Ma abbiamo un altro opa ancora, un altro opa ancora, ben 6 opa ex full art promo, ovviamente del film. Bellissimi ragazzi, tutti qua li ho messi, vedete, li lascio qua. Poi abbiamo, attenzione, Kyogre ex promo, bellissimo anche questa, non brillante, perché questa è una delle poche ex promo non brillanti rilasciate. C'è anche di Groudon. Poi abbiamo Kyogre ex full art del Team Acqua, bellissimo. Sì, da noi è Team Hydro, però scusate, l'ho detto in inglese perché si chiama Team Acqua in inglese. Poi attenzione ragazzi, perché abbiamo un Mew Shining, bellissimo, coro coro, stupendo. Vediamo anche come è messo, perché l'ha messo in bustina, quindi perfetto ragazzi, è perfetto davvero, non ha un graffio, è stupendo. Rimettiamolo subito in bustina, oltretutto la bustina tema Pokémon. Loro ne hanno 1000 di queste, davvero, io faccio fatica a trovarle, loro ne hanno 10.000. Poi abbiamo qui, attenzione, ben due promo di Latios e Latias, entrambe olografiche. Guardate qui che belle, stupende, si trovavano in un blister. Poi abbiamo un'altra delle star di questa apertura, perché abbiamo questi Rayquaza promo shiny, che ragazzi, ovviamente a me ne serve solo uno, però li cercavo da tanto, perché sono una promo uscita da qualche mese e ovviamente a me mancava nella collezione, non vedevo l'ora di averli. Vedete qui, sono delle promo del Pokémon Center, di uno dei 10.000 Pokémon Center che è aperto in Giappone. Rimettiamolo dentro. Come se non bastasse, un'altra aggiunta alla nostra collezione è questa carta di Mewtwo. Non è proprio una carta canonica, diciamo, è una carta molto vecchia, non è del TCG, ma comunque la volevo per la collezione, bellissima. Esiste anche verde, mi sembra, con uno sfondo verde, e quella ancora mi manca. Stupenda anche questa per la collezione. Poi abbiamo un bel po' di promo e a caso, diciamo, queste sono delle promo del Poké Park. Vedete scritto qua, abbiamo Munchlax, abbiamo Latios, abbiamo Giraci, un altro Rayquaza, questo ce l'ho già però mi sembra. Poi abbiamo Suicune, questo abbiamo Torchic, Celebi, Groudon, stupendo ragazzi, bellissimo questa promo di Groudon, Whismur, Lugia. E poi abbiamo un altro po' di carte olografiche a caso, diciamo, perché ho preso un lotto intero.
E abbiamo qui questo Sunkern, e queste sono reverse normalissime. Poi abbiamo questo trainer, questa bell di un mazzo, diciamo. E poi abbiamo un po' di olografiche. Abbiamo questo Hippodown. Insomma, non ve le presento tutte, ma guardate quante sono, veramente. Questa è dal set Dragon Shield, che da noi è uscito come Dragon Vault, non mi ricordo la traduzione in italiano. Comunque è un set di 12-14 carte, tutti tipo drago. Guardate qui quante sono, veramente. Anche questo, tutte brillanti, ragazzi, incredibile. Anche questa, poi abbiamo qui un altro po' di carte, sempre. Vedete qui quante sono. Vengono da un po' di espansioni diverse, alcune sono anche set promozionali. Bellissimo questo Gyarados Half-Heart, fantastico, ragazzi. Guardate qua quanta roba, davvero. Bellissimo. Darkrai, stupendo questo. Un altro, come se non bastasse. Oh, bellissima! Questa è una carta promo che mi serviva anche, e penso l'abbia messa in omaggio perché non era presente, diciamo, quando ho acquistato. Bellissima, davvero. Bellissima, c'è anche Mewtwo, quindi la mettiamo qua perché tanto mi servirà per la collezione. E questo è quanto. Queste penso siano sempre le solite carte omaggio, sono delle comuni normalissime, vedete qui. Le mettiamo sempre qua. E poi passiamo al secondo mazzetto. Qui invece, ragazzi, ci sono delle bombe pazzesche, davvero, vediamo. Qui abbiamo un Explode a caso. E attenzione, ragazzi. Ok, al contrario. Abbiamo qui un Dialga X, stupendo, in giapponese. Poi abbiamo Palkia X, sempre giapponese. Tutti giapponesi, ragazzi. E Genesect X, Jirachi X, tutte ovviamente brillanti. Deoxys X, Victini X, Latios X, Latias X. Poi passiamo a qualche promo olografica, che sono questo Raikou promo, Entei promo e Saikun promo, tutte ovviamente uscite in contemporanea, bellissime. Passiamo ad altri, opa, questi veramente loro se li trovano ovunque, quindi me li ha proprio dati, ne ha dati tantissimi. Abbiamo questo Opa Full Art, ne abbiamo un altro, quindi in totale abbiamo 10 Opa qua. Iniziamo con altre X, che è questo Charizard X. Questa è una ex un po' speciale perché è una promo. Vedete qui questo simbolino, non so se si vede bene, Uniqlo c'è scritto. Comunque è una promo che veniva distribuita da una catena di negozi. Adesso non ho troppe informazioni, però so solo questo. Poi abbiamo qui un po' di livello X. Abbiamo qui Shaymin livello X, un altro Shaymin livello X e un altro Shaymin livello X, tutte forme diverse. Vi parlavo appunto di questo Kyogre X non brillante. Qui abbiamo la controparte, diciamo, perché abbiamo qui questo Groudon, sempre X e sempre promo, sempre non brillante, che mettiamo qua insieme a lui. Poi abbiamo un altro po' di X non brillanti, che sono comunque originalissime, solo che sono uscite, diciamo, solo così in Giappone. Sono promo che non valgono tantissimo, pur essendo X. Abbiamo qui un altro Kyogre. Abbiamo qui questo Deoxys, bellissimo questa posa, che da noi non è mai uscita. Un altro Deoxys X. Poi abbiamo tutte, vedete, di questi set molto particolari. Vedete il simbolino. Questo Magmar X. Ricordo che le X non brillanti però esistono solo in lingua giapponese. Quindi se le trovate in inglese sono sicuramente dei falsi, o comunque della lingua che non è giapponese. So che è difficile distinguere il giapponese dal cinese o magari dal coreano, ma se le trovate in quest'altra lingua non brillanti sono sicuramente false. Mentre giapponesi è difficile trovare delle carte in giapponese false. Poi abbiamo qui questo Banette, sempre non olografico. Insomma, un bel po' di X non olografiche. Poi abbiamo qui altre carte X. Vedete, sempre queste sono tutte brillanti, ovviamente. Guardate qui quante sono, veramente. Abbiamo anche Xerneas, fantastico. Yveltal, Zygarde X, Regirock, Palkia X, bellissimo anche questo, Gyarados Rosso X, Kyurem X, Camerupt X e infine Giratina X. Ah, scusate, anche Seismitoad X avevo dimenticato. Ragazzi, abbiamo quindi, direi, una super apertura, perché guardate, queste sono tutte carte X olografiche, mentre queste sono tutte carte X promo giapponesi non olografiche. Poi abbiamo ben 10 Opa promo full art. Ovviamente questi dopo li metterò un po' in vendita, adesso vedrò, oppure li scambierò per Mewtwo, che mi servono per la collezione. Purtroppo mi si è stoppato il video, ma stavo aprendo la boost che ci ha mandato Mattia.
con le carte appunto che erano imballate benissimo, però stavo strippando per aprirle perché c'è veramente un sacco di protezione attorno, imballatissimo, ma ce l'abbiamo fatta, almeno credo. E abbiamo qui un altro diciamo un altro scotch che le avvolge. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Abbiamo qui questi mazzettini, andiamo a vedere finalmente le carte che ci sono all'interno. Abbiamo qui Nospas, McCargo, Withing e Shiftry, tutte carte rare non brillanti, a parte Shiftry che, come vedete, è brillante. E le condizioni sono perfette, veramente. Al tocco poi si sente bellissime queste miste italiano-inglese. Poi abbiamo qui Gorbis, Blaziken, olografico, Shiftry e infine Fraligator, stupende tutte, sempre rare, bellissime anche queste. Andiamo un altro pacchettino, abbiamo qui Absol, Breloom, Steelix e Ludicolo, spaventatissimo, bellissimo. Poi abbiamo qui, vediamo un po', Porygon Z da Battaglie Trionfali, Beautifly, Kingler, Guardiani dei Cristalli, Alakazam, bellissima questa pose di Alakazam, anche se è un po' gobbo. Poi abbiamo Dusknoir Reverse e Victreebel da ex Leggenda di Mew. Andiamo avanti, questo è bello pienotto, vediamo un po' cosa c'è, tutte rare ovviamente sempre. Abbiamo qui questo Azuril, Sableye, Kingler, Swallow, Pelipper, Beautifly, Flareon, bellissimo da Forze Segrete, Mantine, sempre tutte rare, abbiamo fatto una bella mucchia qua ragazzi. E infine abbiamo il Cartoon che avevate già visto. Poi abbiamo Regirock, bellissima questa pose di Regirock, molto, molto strana. Poi abbiamo qui questo Loudred, Grumpig, Glalie, Roserade, Darkrai e Gengar. Ragazzi, siamo veramente pieni di carte rare. Io Mattia ti ringrazio perché mi hai mandato veramente un sacco di roba, cioè non posso esprimermi perché sono veramente un sacco di carte rare, tra cui anche molte olografiche e tutte dei set molto vecchi, diciamo vecchi, cioè insomma non che arrivano fino al set base, ma comunque sono carte dei set X o Diamante Perla o poco più in su, che sono comunque molto molto apprezzate perché non si trovano più praticamente. Quindi ragazzi, io spero che questa apertura vi sia piaciuta perché abbiamo trovato veramente il mondo e non sto scherzando. Abbiamo qui, come vi avevo fatto vedere, un sacco di carte ex giapponesi, promo giapponesi di tutti i tipi, delle carte olografiche giapponesi. E infine abbiamo anche il pacco di Mattia, ovviamente, che io ringrazio tantissimo, che ci ha mandato veramente un sacco di carte rare. Quindi ragazzi, per oggi anche la puntata di PokePost finisce qui. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di queste carte, se volete informazioni su queste carte perché non le conoscete, non preoccupatevi, chiedete pure. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!